Signore in ascolto, buonasera. Siete collegati con lo stadio delle Alpi di Torino, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale amichevole di calcio tra le nazionali d'Italia e di Germania. Ascoltiamo l'esecuzione dell'inno nazionale italiano. Naturalmente di grande suggestione, lo scontro tra Italia e Germania evoca inevitabilmente l'emozione dei ricordi a noi particolarmente graditi, quelli del 70, quando lo stadio Azteca di Città del Messico, gli azzurri vinsero per 4-3 nella celeberrima semifinale che poi li portò alla finalissima con il Brasile, e poi nell'82 al Santiago Bernabeu di Madrid, dove battemmo per 3-1 la nazionale germanica conquistando il titolo mondiale. Il bilancio complessivo delle sfide tra Italia e Germania è di 22 gare ed è un bilancio che ci è favorevole: 10 le nostre vittorie, 7 i pareggi, 5 le sconfitte. Da sottolineare però che negli ultimi 10 anni abbiamo giocato 4 volte con i tedeschi, 2 pareggi e 2 sconfitte per noi. Ma questa è una partita particolarmente interessante anche perché costituisce il primo vero banco di prova della nuova nazionale italiana di Arrigo Sacchi contro un avversario particolarmente impegnativo e temibile. Non a caso i tedeschi sono i campioni del mondo. Aldo Groppi accanto a me per un giudizio prima dell'inizio della partita. Ma direi che questa è un'amichevole molto pesante tra due squadre per certi versi rattoppate. Comunque è pur sempre un impegno ad alto livello, un test importante per Sacchi e i suoi ragazzi. Italia-Germania ha sempre un sapore mondiale, questa etichetta dovrà far trovare stasera agli azzurri motivazioni e rendimento, non viste nelle precedenti partite nella gestione Sacchi. Quindi direi una partita impegnativa sotto ogni profilo, una partita di grande richiamo perché, come detto, la nazionale tedesca è il campione del mondo e ha sempre un suo fascino. Intanto il regista di Torino Balani, che guida le telecamere della squadra esterna di Torino, sono dei 10 telecamere, gli ha già proposto in sovraimpressione le formazioni delle due squadre che sono quelle annunciate. All'Italia mancano per vari motivi Vialli, Maldini, Mancini, Lopea, Berlini e Colini, che sono elementi che interessano a Sacchi, che sono stati affrontati da Hunter Venturo, che ha brillantemente battuto la Cecoslovacchia nel pomeriggio a Padova per 2-0. L'Italia dunque schiera Zenga, Mannini e Carboni, Eranio, Costacurta e Baresi, Donadoni, De Napoli, Casiraghi, Baggio e De Vali. Per quanto riguarda la formazione tedesca è naturalmente imbottita di giocatori che militano nel campionato italiano. Sono in campo Reuter della Juventus, Breme dell'Inter e poi l'attacco è praticamente costituito tutto da tedeschi che giocano nel nostro campionato. Doll della Lazio, Hessler della Roma, Föller pure della Roma, Matteus dell'Inter e Riedle della Lazio. Completano il quadro il portiere Bodo Ilkner del Colonia, Elmer del Borussia di Dortmund, Binz dell'Eintracht di Francoforte e Buchwald dello Stoccarda. L'arbitro della partita è il signor Bo Carlsson della Federazione Svedese e l'arbitro che diresse anche la semifinale tra Olympique Marsiglia e Milan, quella che poi determinò il blackout e le conseguenze negative per la società rossonera. Gara intanto che ha avuto inizio. Subito il suggerimento in profondità di Doll, che riceve il passaggio di ritorno, tocca centralmente per Hessler che va al tiro sull'esterno della rete. Subito aggressiva la Germania di Bertie Fox in queste battute iniziali. Vi ricordo che Bertie Fox, il selezionatore tedesco, ha preso il posto di Franz Beckenbauer proprio dopo la conquista del titolo mondiale da parte della Germania a Italia 90, e questa è la dodicesima partita di Fex come selezionatore. Finora con lui la Germania ha ottenuto 9 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta contro il Galles. Intanto abbozzano un'azione d'attacco gli azzurri. E Baggio che conquista un pallone, poi viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione. Buona la risposta di Torino all'appello della nazionale, 50.000 i biglietti venduti, lo stadio delle Alpi
presenta un buon colpo d'occhio. Osserviamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che Baggio sta battendo, tenta la deviazione Mannini, il pallone si impenne, il colpo di testa che avete visto di Feller, poi Buchwald, ancora i tedeschi provano a venire in avanti ma c'è l'opportuno tocco all'indietro di Evani per Baresi. Baresi, che gioca la sua 60ª partita con la maglia della nazionale, raggiunge Rivera quanto a numero di presenze. Intanto la Germania adotta lo schieramento diventato ormai classico per il football tedesco, vale a dire ci sono tre difensori centrali e due esterni corridori. De Napoli, il suggerimento è per Eranio che tocca all'indietro per Costa Curta che ha un attimo di esitazione, lo sfruttano i tedeschi con questa puntata in avanti di Feller. Feller va via fra due avversari, entra in area, attende rinforzi, tocca fuori a Hessler il quale dà ancora all'indietro a Breme. Parte il cross di Breme, c'è lo stacco di Costa Curta, l'impostazione di Donadoni, la palla è per Baresi, ora Evani mentre si sovrappone Carboni, buono il suggerimento, va al cross Carboni, chiude Helmer, ancora Carboni il pallone, parte il suo suggerimento, stavolta è Buchwald che respinge di testa. È un avvio interessante della partita, Aldo. Sì, un avvio piacevole da ambo le parti, ci sono stati già dei rovesciamenti di fronte, due squadre che vogliono dimostrare tutto il loro valore, si poteva pensare magari da parte della nazionale italiana anche ad un impegno dimezzato perché le coppe del campionato incombono, ma invece mi sembra da queste prime battute ci sia grande volontà e grande spirito di sacrificio. Intanto sono ancora i tedeschi in possesso di palla e con Mateus, inutile sottolineare che sono giocatori molto noti ai tifosi italiani, questa è la nazionale tedesca, ecco Mateus è il leader di questa formazione, il suo ottimo suggerimento per lo scatto di Ridle, Ridle in area di rigore tenta di evitare Baresi che lo chiude ottimamente, va al recupero del pallone Eran, tocca ancora per Baresi, di prima a favore di Mannini. Si propone ancora Eranio sulla fascia, il suggerimento invece centrale a favore di Evani che scaraventa in profondità, il tocco all'indietro è di Binz per il portiere Ilgner. Ritmo decisamente veloce, il quarto minuto del primo tempo e il risultato è di 0-0, vi ripeto, gara amichevole tra Italia e Germania allo stadio delle Alpi. Italia naturalmente schierata a zona da Sacchi con Donadoni ora che tenta l'affondo, viene messo a terra dall'intervento irregolare di Hessler. Rivediamo intanto, palla ancora Hessler, quindi con calma ora vanno all'impostazione i tedeschi offrendo il pallone a Breme. Vedete i tre centrali della Germania inquadrati, palla ora a Mateus in profondità a cercare Feller ma il passaggio è troppo angolato. Ovviamente già in sede di presentazione abbiamo detto che ci sono motivazioni quasi automatiche in questa gara visto che la sfida tra Italia e Germania costituisce, anche se amichevole, una sfida di carattere classico fra due scuole autentiche del calcio europeo. Sì, qua non ci dimentichiamo che sono le sole nazioni europee che per tre volte abbiano vinto il campionato del mondo, quindi già questo dice della forza e del blasone delle due squadre. E poi la Germania ha sempre il suo fascino anche perché richiama la nostra mente partite che sono rimaste indelebili nella nostra mente. Palla intanto a Helmer. Ora i tedeschi con questo lancio in profondità di Reuter, ribattono gli azzurri e Donadoni, buono il suo controllo, il suggerimento è per Mannini. Avanza Mannini, si allarga intanto Eran, chiudono bene i tedeschi, riconquistano il pallone con Doll, da Doll ancora Hessler.
Va Hessler, attesa da Carboni, i due sono compagni di squadra, tenta di far filtrare il pallone, da quelle parti c'è Baresi che imposta bene su Evani, da questi a Baggio che gira per Eragno. Ma Baresi mi sembra che sia ormai da tutte le parti, 60 partite ha giocato, speriamo ne possa giocare altrettante. Baggio, De Napoli. De Napoli nello schieramento tattico di partenza di Sacchi, è il centrocampista di riferimento centrale. Su Donadoni intanto c'è un altro intervento irregolare, calcio di punizione comandato dall'arbitro Carlson. Parte lo stesso Donadoni a cercare Casiraghi, sono molto abili nel gioco aereo i difensori tedeschi, e Casiraghi poi si viene a trovare in posizione irregolare. Sono palloni sprecati questi, giocati frontalmente così, con un pallone a lunga gittata. Sono troppo forti fisicamente i difensori della Germania. Se si affrontano questo settore, questi giocatori in maniera così, con palloni lunghi e alti, secondo me è un modo peggiore per servire Casiraghi. Intanto c'è una serie di rimpalli, l'ultimo tocco degli azzurri, la rimessa per i tedeschi con Reuter, schierato come difensore esterno destro da Fuchs. C'è Carboni ancora che mette fuori Füller per la rimessa, la indirizza su Hessler, ancora Füller, Reuter, palla Buchwald, Füller, Hessler, Füller, combinazione volante, Matteus in profondità, va a chiudere ancora Baresi, tenta di conquistare il pallone Rudi Füller, carica probabilmente in modo irregolare il nostro libero, ma la Germania sta disegnando buone trame in velocità anche in attacco. Una squadra naturalmente legata da un ottimo assieme. C'è un solo giocatore proveniente dall'ex Deder ed è proprio il giocatore della Lazio Doll, che ha la sua ottava presenza con la maglia della Germania, diciamo così unificata, ma in precedenza Doll aveva 29 presenze nella nazionale della Germania Est. Ecco Hessler in azione, mentre resta a terra Riedl. La palla è per Doll, va Doll che ha una grande accelerazione, tocca largo per Hessler che è colto in leggero controtempo, quindi c'è rimessa per gli azzurri. Recupera subito Matteus a favore ancora di Hessler che tenta di imbeccare Doll, il recupero degli azzurri, la palla è per Carboni, ora Donadoni. Mannini, scambio con Eragno. Donadoni, si muove molto Donadoni, buono il suggerimento a favore di Baggio. Baggio affrontato al limite dell'area di rigore da Buchwald, va giù, l'arbitro lascia correre. Binz in possesso di palla. Reuter, ora Buchwald, Helmer, Binz e Buchwald sono i tre difensori centrali, i due esterni sono Reuter e Brehme. Vedete appunto Binz, è praticamente un modulo tattico che ricalca esattamente quello adottato da Franz Beckenbauer a Italia 90. D'altra parte ha dato i suoi frutti, Bertie Box fa bene a mantenere questo assetto tattico che ha dato grandi risultati anche nella sua gestione. Mannini intanto al recupero, da sottolineare, allora ce ne fosse bisogno, che Bertie Fox è stato una colonna per tanti anni della nazionale tedesca, vanta ben 96 presenze in nazionale a 46 anni e con la maglia nazionale tedesca ha vinto un campionato del mondo, un campionato d'Europa, 5 scudetti tedeschi, una Coppa di Germania, 2 Coppe UEFA, e come allenatore ha conquistato il titolo di campione d'Europa con la nazionale under 16 del suo paese prima di essere promosso al posto di Beckenbauer alla guida della nazionale maggiore. Baresi, Evani, si sovrappone Carboni, parte il cross a cercare lo stacco molto bello da parte di Casiraghi e Bodo Ilgner è costretto in angolo. Sono questi i palloni che deve ricevere Casiraghi dall'esterno, il pallone calibrato, ha staccato benissimo, addirittura ha battuto in elevazione il difensore tedesco, la palla era indirizzata all'angolino, è stato molto bravo il portiere Ilgner.
Casiraghi in effetti è l'unica punta di ruolo di questa nazionale che ha comunque due trequartisti di grandissimo valore come Baggio e Donadoni. Il colpo di testa sull'angolo è stato di Binz, ancora Evani, Donadoni propone il traversone, controlla per un attimo Casiraghi, poi spazza Buchwald, il colpo di testa di Carboni, la palla in profondità, esce il portiere Ilgner con il pugno allontana, entrando in contatto anche con Casiraghi, come vedete è rimasto contuso. L'arbitro ferma il gioco proprio perché Casiraghi possa rialzarsi, mentre vedete, avete visto inquadrato il portiere Bodo Ilgner, ecco la ripetizione. Ilgner in leggero ritardo, vedete, con il compagno Helmer che ne protegge l'uscita, è costretto allo stacco con il pugno ed entra in contatto con Casiraghi. Beh, poteva anche afferrare la palla e chiudere l'azione, ha respinto di pugno ma secondo me in maniera inopportuna. Tra l'altro è rimasto contuso anche lui, nulla di grave, in piedi entrambi, si può riprendere con Evani che effettua la rimessa laterale, mentre siamo giunti al 12° del primo tempo sul risultato di 0-0. Baggio, Evani, spostato da quest'altra parte, ancora la combinazione con Baggio, Evani si gira, tocca all'indietro a Donadoni, cambia gioco Donadoni ed è Carboni che è in buona posizione, un dribbling forse di troppo e poi il pallone che non è sul suo piede e il tiro alla fine un po' sbilenco da parte di De Napoli. Carboni avrebbe forse potuto battere anche subito con il sinistro, ecco che rivediamo anche. Sì, in effetti Carboni aveva la palla sul piede giusto, però ha sbagliato il controllo, è rientrato e a questo poi punto, sul destro, a che questo non punto il suo piede. Poi sono rientrati anche tutti i difensori tedeschi. Ecco, vediamo intanto le azioni di nuovo in diretta, è Costa Curta che ha dato a De Napoli, ecco l'avanzata di Baresi. Baresi dentro a cercare Baggio, buona la finta di corpo, buono anche il tocco esterno a cercare Evani, parte subito il cross di Evani, esce Ilgner, perde il pallone che poi miracolosamente i compagni riescono a salvare sulla linea, errore da parte del portiere tedesco e grossa opportunità da gol per l'Italia. I pericoli vengono tutti dalla sinistra per ora ed è stato Evani con un cross perfetto, calibrato, a mettere in difficoltà il portiere Ilgner, è stato molto bravo Eragno a concludere da una posizione impossibile. Beh, una buona Italia direi. Sì, fino a questo momento è una buona partita. L'Italia tra l'altro sta anche giocando con buona aggressività secondo quelli che sono gli intendimenti tattici di Sacchi. Sacchi che, come vi ripeto, deve fare a meno di uomini particolarmente importanti come Vialli, Maldini e Mancini. Intanto è Buchwald che imposta su Helmer, il quale dà a Reuter. Tipica questa manovra di preparazione dei tedeschi che poi sbagliano, ne approfittano gli azzurri. Eragno ha dato a Baggio, Baggio dentro a cercare Casiraghi, ultimo tocco di Casiraghi sulla chiusura di Helmer, non è angolo. C'è da dire che Casiraghi è sempre il vivo delle azioni offensive, si muove molto, sta facendo una buonissima partita, così come Carboni. Consideriamo che è un esordiente, giocare una partita contro la Germania all'esordio non è facile, però mi sembra che sia tranquillo e sereno e stia facendo una buona gara. Si sta muovendo bene intanto anche come collettivo la nostra squadra, che resta sufficientemente corta, così come è necessario quando si vuole praticare la zona e il pressing. Breme costretto al passaggio a Ilgner. È molto bello vedere Mannini e Carboni, in pratica i due estranei nel pacchetto difensivo, perché Costa Curta e Baresi sono abituati a giocare in questa maniera, continuano a guardare Baresi per avere un punto di riferimento. Vedi, in questo momento era rimasto fuori Mannini ed è bello vedere che c'è questa voglia di apprendere e il punto di riferimento non può essere che Baresi. Sì, è chiaro dunque che Sacchi, quantunque abbia poco tempo a disposizione, deve avere utilizzato nel migliore dei modi questo tempo, proprio perché l'integrazione dei due esterni Mannini e Carboni appare fino a questo momento molto buona con i due centrali. Binz, Breme, Doll, fermato, controlla ritroso Binz, accenna ad attaccarlo, poi lo lascia Baggio, suggerimento per Breme,
Bene, controlla male, tenta di approfittarne Baggio ed è ancora Binz, il difensore centrale dell'Eintracht di Francoforte, che conquista il pallone, lo gioca su Buchwald. Ed ecco che la Germania prova ad abbozzare l'azione di contrattacco con il lungo lancio di Matteus, chiuso bene da Carboni. La palla è a Donadoni, da Donadoni a Deranio. Dopo un buon avvio della Germania sta crescendo in modo convincente la nostra nazionale. Ecco Donadoni, fermato subito da Matteus, con palla all'indietro a Ilkner. Ma sa chi vuol trasformare Donadoni in regista? Io credo che sarà un compito molto difficile, perché Donadoni è pur sempre un centrocampista offensivo. Bravo dalla metà campo in avanti, ma un po' meno in fase difensiva. Per ora non credo che abbia le caratteristiche per diventare un regista vero e proprio. Palla intanto affidata a Helmer, da questi a Reuter. Vedete che sull'accenno di pressing degli azzurri, che i tedeschi evidentemente soffrono, c'è spesso il passaggio all'indietro. Bremer, cercare Rille, lo chiude ottimamente Mannini, poi Costa Curta con la punta del piede per Baresi, da questi a Donadoni. Vede bene lo scatto di Casiraghi, tenta di servirlo, la chiusura di Helmer in buono stacco, Reuter sul pallone. Il suo rilancio per Evani, poi Feller, ma la palla è ancora italiana, Carboni, Donadoni. Carboni ancora, buon avvio di Carboni. Ancora Carboni, va al recupero del pallone che carambola sul portiere Ilkner. Certo, sostituire Maldini deve essere un peso non indifferente a livello psicologico, perché ormai Maldini credo sia uno dei calciatori più forti al mondo. Ad ogni modo dobbiamo riconoscere, come abbiamo detto in precedenza, che Carboni si è calato bene nella parte, così come Mannini, che si trova in pratica in un ruolo, in una situazione nuova, in quanto nella Sampdoria gioca uomo. Sì, effettivamente Mannini gioca sempre a uomo, ma è un giocatore molto versatile. Mentre osserviamo Hessler che parte da lontano, vedete che c'è sempre qualche azzurro nei pressi del portatore di palla tedesco, ciò che determina non pochi imbarazzi nei nostri avversari. Ma non c'è sfogo alla manovra, perché come vedi è molto, molto corta, le due squadre giocano in uno spazio molto ristretto. Attenzione, ora c'è questa opportunità, ma ancora Carboni è bravissimo ad anticipare il suo compagno di club Feller, che poi lo mette anche a terra. Calcio di punizione per gli azzurri, che ora impostano con Evani. Tenta di farci vedere Baggio, la palla è per Donadoni. Donadoni verso Eranio. E c'è un fallo fischiato a carico di Bremer. Fino a questo momento la squadra funziona bene, mi pare però che a livello individuale sia un po' estraneo alla manovra fino a questo momento De Napoli, che forse dovrebbe essere proprio il centrocampista di riferimento. Ma anche per De Napoli il discorso è uguale a quello di fatto su Donadoni. Per me non è un regista vero e proprio, è un cursore, è abituato sulla fascia destra, portato a metà campo, su spazi ristretti si trova in grandi difficoltà. Se non ha sfogo, se non dà possibilità alla sua manovra di allungarsi, secondo me è un pesce fuor d'acqua. D'altra parte è un ruolo che in qualche maniera bisogna cercare di coprire, è giusto che Sacchi provi anche parecchie soluzioni. Intanto il pallone giocato ancora dai difensori tedeschi, ora Breme con il destro scaraventa in profondità ed è Costa Curta che, caricato irregolarmente da Rille, riesce a respingere. Calcio di punizione comunque battuto a favore di Donadoni. Baresi, Donadoni, ancora verso Baresi, la respinta di Bremer, la palla è per Matteus, attenzione, il lancio di Matteus fermato con un braccio da parte di De Napoli con calcio di punizione. Siamo nella fase centrale del primo tempo, risultato di 0-0, la partita risulta gradevole e interessante, è una partita naturalmente da valutare non solo nell'ottica del risultato, che pure è importante per i motivi che abbiamo detto, ma anche e soprattutto per tentare di capire quali e quanti progressi può aver fatto la nazionale di Sacchi. Ecco Matteus, attenzione Matteus,
E Baresi lo mette giù, esperienza in questo caso, un po' di cinismo. Matteus aveva cominciato uno slalom molto buono e Baresi, vistosi saltato, lo ha atterrato. Sì, sì, fallo netto. Baresi è andato direttamente sull'uomo una volta vistosi saltato. Non si è accorto che dietro stava rientrando Carboni, quindi poteva fare a meno di questo fallo. Ma come ho detto, Carboni era alle spalle e non lo aveva visto. Calcio di punizione dunque per la Germania, ci sono parecchi temibili tiratori nelle file tedesche. Sono Matteus e Brehme che concertano l'esecuzione di questo calcio di punizione, vedete i due interisti. Chissà quante volte Brehme in allenamento avrà tirato a Zenga, vediamo un pochino se si ripete, se sa dove andrà a finire questa palla. Ecco, Zenga dovrebbe sapere tutto ormai di Brehme. Tre protagonisti dunque tutti dell'Inter in questa azione, Matteus che toccherà per Brehme e Zenga che, se il pallone arriverà in porta, dovrà cercare di fermarlo. È il suo grande affare l'arbitro Bo Carlsson per fare osservare l'esatta distanza. Parte il tiro di Brehme, c'è una deviazione con palla in calcio d'angolo, è stato Evani che si è proiettato, catapultato fuori dalla barriera a deviare il tiro di Brehme. Dalla bandierina è pronto a battere Hessler. Attenzione a Riedle che è un fortissimo colpitore di testa. Ci sono anche i difensori in avanti. Ecco il colpo di testa di Riedle, che va ancora allo stacco, il pallone giunge a Brehme, fuori gioco non di Feller ma probabilmente di Riedle. Feller si era impadronito del pallone, ecco che rivediamo, vedete il colpo di testa, non è Feller in fuorigioco, è proprio Riedle. Sì, ritardato, comunque molto bravo il pacchetto difensivo azzurro, con perfetta scelta di tempo è venuto fuori, è messo in fuorigioco l'attaccante tedesco. Casiraghi ha tentato di toccare a Mannini che non ha potuto controllare. La rimessa è di Brehme per Matteus con l'esterno all'indietro a favore di Helmer che gira su Reuter. Vedete che restano sempre nella posizione di partenza i tre centrali tedeschi e i due esterni. Palla ora a Donadoni. Casiraghi si incrocia molto bene con Baggio, tocca largo a favore di Evani, Evani può cercare lo spazio per il cross, va sul fondo, lo chiude Reuter, angolo. 23esimo del primo tempo, 0-0, gara che è gradevole. L'angolo di Evani basso, la respinta di Reuter, il controllo di Donadoni sul quale si porta Hessler, palla ancora ad Evani sul quale va a chiudere ora Binz, fuori gioco di Evani. Germania naturalmente molto ben preparata, mentre vediamo che probabilmente è stato fischiato un fuorigioco che non c'era. Nella ripetizione avevo visto che Eranio era scattato a tempo. Brehme. Buchwald. Ancora pallone a Binz. Parte sempre in questo modo, con lunghi palleggi tra i tre difensori centrali, l'azione di approccio della Germania, Füller sempre molto abile nel controllo, tocco ancora all'indietro per Buchwald, ecco Matteus, il suggerimento è per Hessler a favore di Doll. Doll gira ancora bene per Hessler che poi tocca all'indietro a Matteus. Matteus per Reuter di prima in profondità, Baresi capisce tutto, va a chiudere, effettua il rilancio, il colpo di testa di Matteus, saltano i due azzurri, si ostacolano a vicenda, la palla è giocata ora da Binz all'indietro per Buchwald, il cui lancio termina direttamente in fallo laterale. Spero di poter dire comunque Aldo che si vede già la mano di Sacchi in questa squadra nazionale, soprattutto per il buon automatismo e la buona coordinazione fra i vari reparti. Sì, nella fase difensiva si vede benissimo la mano di Sacchi, per certi versi sembra di rivedere il vecchio Milan,
Chiaro, dovrà lavorare molto anche negli altri reparti, a centrocampo e davanti, dove in effetti non stiamo facendo però granché. Mentre dietro, avendo un giocatore importante come Baresi, la lezione è più facile da capire. Binz. Ovviamente poi qualsiasi tattica è buona, soprattutto dipende dalla qualità dei giocatori, poi lo sviluppo del gioco, fuori il gioco di Hessler. I tedeschi non trovano sfogo perché la squadra si raccoglie, la squadra azzurra si raccoglie in una ventina di metri quando è in possesso di palla la nazionale tedesca. Quando comincia l'azione si raccoglie la nazionale azzurra e non trovano spazio, non trovano sfogo. Sono costretti a tornare indietro, a giocare sullo stretto, dove assolutamente vengono anticipati, quindi non c'è possibilità di grande spettacolo. Helmer intanto si è arrampicato sulle spalle di Casiraghi, inducendo l'arbitro Carlson a comandare questo calcio di punizione che viene battuto da Donadoni a favore di Baggio al limite. Chiuso Baggio, il rilancio di Breme, Donadoni. Pressing ora di Feller, tocco all'indietro di Donadoni, ma su Donadoni era stato commesso fallo proprio da parte di Feller, mentre vedete inquadrato Costa Curta. Il gioco riprende, come vedete, con un calcio di punizione nel punto in cui ha subito l'irregolarità Donadoni, che ha giocato moltissimi palloni fino a questo momento. Ecco Baresi, l'anticipo di Helmer, il colpo di testa di Doll, quindi Mateus con l'esterno a cercare ancora Doll, che in qualche maniera riesce a dare a Riedle, ma gli azzurri sono molto aggressivi, hanno ora l'opportunità di riportarsi in avanti. Ecco De Napoli che tocca a favore di Casiraghi, che è stato fermato. Si lotta con grande accanimento, Mateus riesce a dare questo pallone a Hessler. Va Hessler con Donadoni, sgomitano i due cercando di aiutarsi come possono. L'arbitro dà ragione al tedesco comandando il calcio di punizione a favore della Germania. Tutto questo quando si gioca da 27 minuti nel corso del primo tempo e il risultato è ancorato sullo 0-0 di partenza. È Breme che sta per battere questo calcio di punizione. In avanti anche Binz. Parabola molto lunga verso Buchwald, che riesce a colpire Baresi, palla fuori ancora per Hessler, e c'è questo tocco un po' rischioso ma molto preciso ed elegante di Aranio per Zenga. Beh, un tocco di questo genere in area di rigore a due passi dal portiere può anche voler dire molta tranquillità, molta serenità, molta padronanza di se stessi. Direi però, Bruno, che dopo mezz'ora non abbiamo ancora visto un tiro in porta della Germania. Si pensava, visto che la partita è amichevole, si pensasse più allo spettacolo magari, e tralasciando un po' l'aspetto tattico. Invece mi sembra una partita molto tattica, non riusciamo a vedere da parte dei tedeschi una conclusione in porta. Mateus. Tentativo di inserimento di Reuter e ancora Zenga. In effetti poi una squadra si comincia a costruire anche sulla tenuta difensiva e ovviamente Sacchi deve necessariamente anche guardare, non dico al risultato, ma comunque ai buoni meccanismi in difesa e al centrocampo, e questo fino a questo momento è apparso ben funzionante nella nostra nazionale. Intanto il gioco è fermo, c'è ancora un calcio di punizione che viene battuto da Donadoni. Eranio, Donadoni, gira bene, sempre braccato da Mateus, che affonda in maniera un po' cattiva il tackle. Casiraghi, va Casiraghi a difendere il pallone, subisce fallo. Sono molto determinati nei contrasti i tedeschi. Fallo di Helmer stavolta. In precedenza hai visto con quanta grinta era andato Mateus. Beh, sai, i tedeschi hanno questa prerogativa, è una caratteristica loro da sempre, poi quando giocano l'Italia raddoppiano ancora di più gli sforzi sotto questo profilo. Comunque direi che all'Italia fino ad ora manca anche la fantasia di Baggio. Baggio secondo me gioca troppo avanzato, gioca addirittura in linea con Casiraghi
e non può partire da dietro, non può trovare spazi, in pratica facilita il compito dei difensori avversari. Attenzione, c'è Donadoni che prova il tiro, finisce per colpire proprio Mannini sul rimpallo, e comunque Evani che va a proporre questo traversone, grande stacco di Binz, poi il pallone termina fuori sull'ultimo tocco di Reuter. Evani, eccolo Baggio, probabilmente ha subito fallo, lascia correre l'arbitro. Baresi, Donadoni, gran lavoro di Donadoni, ecco De Napoli che resta sempre al centro, probabilmente una disposizione voluta da Sacchi. Mateus, sì, ma non può essere lui il giocatore che detta gioco, il giocatore che lancia le punte, il giocatore che deve avere fantasia, è e rimane un cursore. Per me è una posizione, quella di De Napoli, che lo porta a non figurare, proprio perché snatura le proprie caratteristiche. Palla alzata a Campanile, intanto buono il tocco all'indietro di Doll a favore di Breme, che dà a Reuter. Si fa vedere Mateus, eccolo. Breme. D'altra parte Aldo, bisognerebbe trovare un giocatore delle caratteristiche di Ancelotti, non è facile. Sacchi fa gran conto sulla maturazione di elementi come Albertini e Corini, che potrebbero in effetti in prospettiva poi diventare dei centrocampisti di riferimento molto buoni. Attenzione, c'è questo break da parte della Germania con Hessler che fila via sulla destra, va a chiudere su di lui Evani, il dribbling secco di Hessler, tenta di far filtrare il pallone, lo ferma ottimamente Evani e dà a De Napoli. De Napoli consegna il pallone a Baggio che lo dà all'indietro a Costa Curta, il quale gira su Donadoni, molto mobile. Va Donadoni a cercare il suggerimento su Baggio, ma lo coglie in controtempo. E qui si vede che l'assieme è ancora tutto da perfezionare. Sì, è tutto da perfezionare. Torno a dire, Donadoni gioca in un ruolo nuovo, anche se ultimamente nel Milan occupa questa posizione. Però registi, inventore di gioco non si diventa, secondo me si nasce. Palla intanto a Binz, Reuter, Buschwald, Helmer, solito schema di preparazione, poi battuta lunga, Mannini, ultimo tocco di Doll, rimessa azzurra, gara che è un po' scaduta. Sì, abbastanza noiosa, si pensava ad una partita molto più emozionante visto l'avvio, ed invece dopo le prime fiammate tutto si è calmato. Il tocco di Baggio per Donadoni, suggerimento per Evani, ecco De Napoli, va a cercare Baggio che controlla bene fra due avversari, poi difende il pallone con il corpo, lo dà ad Evani, Evani fuori a Donadoni, Donadoni largo per Eranio, viene a sostegno anche Mannini che si sovrappone, può crossare Eranio, troppo basso, respinge Helmer, ancora gli azzurri con Costa Curta, Eranio, Costa Curta, pressing anche dei tedeschi, Donadoni, gara molto tattica, avanza Donadoni, serie di finte, va Donadoni, saltato Mateus, parte il cross leggermente alto per Casiraghi, sulla respinta è pronto Hessler ad alimentare l'azione di contrattacco tedesca, vola velocissimo Reuter, il suggerimento è centrale per l'avanzante Binz. Doll, Hessler che fa nella Germania quel che Donadoni fa nell'Italia, ecco Hessler, Hessler che tenta di andare sul fondo ed è Carboni che lo ferma. Ovviamente nella Germania i difensori sono prontissimi a staccarsi in avanti a turno. Ecco Föller, fuori ancora per questo traversone sul quale Zenga blocca con sicurezza. Le due squadre non trovano spazi, il giocare bene è solo una questione di spazi. E le squadre che non è in possesso di palla si raccoglie immediatamente nella propria metà campo e non c'è possibilità di poter giocare su spazi larghi e quindi la manovra viene rallentata, tutto è prevedibile. Mateus, Reuter, 10 al termine del primo tempo, 0-0 il risultato allo Stadio delle Alpi, dove si misurano in un amichevole di lusso le nazionali di Italia e Germania.
lancio in profondità su Doll, va a chiudere Costa Curta. Impatto fra i due, l'arbitro fischia il calcio di punizione a favore dell'Italia. Gara fino a questo momento abbastanza corretta, anche se c'è in qualche elemento un agonismo abbastanza acceso. Sì, ma non ci sono emozioni, Bruno, lo vedi, anche il pubblico segue tranquillamente, freddo, non partecipa. Si pensava ad una partita con altri contenuti, anche perché era proprio un'amichevole, c'erano tutte le possibilità, le prerogative per farlo vedere che in effetti ci sono stati dei miglioramenti da una parte e dall'altra. D'altra parte, Aldo, tu lo sai perché hai giocato, a calcio si gioca anche per tentare di annullare l'avversario, le due squadre si stanno annullando reciprocamente, è chiaro che lo spettacolo non è dei più esaltanti. Va bene, ma quando c'è una classifica, questa è soltanto un'amichevole, dovrebbe essere un divertimento, direi anche se dovessero venire fuori degli aspetti positivi, ma divertendo, può essere anche un vantaggio per l'allenatore. Ecco Baggio. Baggio fermato da Helmer, Hessler, Mateus, Doll, Brene, e Reuter. Buschwald. Mateus Brene. Subito il raddoppio. Buono il disimpegno. Mateus. Solito tocco all'indietro. Helmer. Ancora Brene. Fa girare la palla ai tedeschi. Ecco il lancio lungo fuori gioco di Feller. E anche in questo caso è scattato bene il pacchetto arretrato azzurro a mettere in fuorigioco Rudi Feller, che vedete inquadrato, mentre Donadoni chiama in avanti capitan Baresi. Casiraghi alle spalle irregolarmente su di lui, Helmer. Helmer è un elemento relativamente nuovo e alla sua sesta presenza in nazionale. In pratica ci sono Helmer e Binz che hanno sostituito Berthold e Augenthaler nella Germania mondiale. Augenthaler non gioca più e Berthold invece è stato escluso dalla nazionale dopo essere stato espulso e squalificato per 5 turni nella partita con il Galles. 5 partite della nazionale tedesca. Ecco ora Hessler. Hessler prova un lungo varco, tocca bene, fuori gioco di Feller. Feller era scattato in profondità anticipando un attimo il movimento e sulla buona iniziativa di Binz, uno dei centrali, ecco che rivediamo. Sì, ma difatti vedi, è partito in posizione regolare. Poi Binz, però sì, ha passato la palla a Feller e quindi fuori gioco netto. Come ha potuto approfittare di un contropiede, la Germania è riuscita a trovare spazi e quindi a creare un'azione pericolosa. Baresi. Casiraghi, troppo profondo. Rinvio di Buchwald. Arresto da parte di Riedle. Doll. Vedete subito il raddoppio dei due esterni italiani, Mannini e Deranio, che costringono al fallo poi Feller. Posizione battuta da Costa Curta, mentre da un po' di tempo non riusciamo ad alimentare convincenti manovre d'approccio. Ecco Baggio in area, va sul fondo, calibra il traversone, palla messa fuori da Helmer ma controllata ancora da Eranio. Eranio mette a terra il pallone, cerca Donadoni, raddoppio tedesco, serie di rimpalli, hanno la meglio i difensori tedeschi ma il pallone termina fuori. Ma per svegliare un po' gli entusiasmi bisognerebbe che Baggio inventasse qualche giocata delle sue. Per ora è un po' fuori dal gioco, anche perché viene marcato assiduamente in tutte le parti del campo. Mannini, Baresi, Eranio cerca di far da sponda per Baggio ma non lo trova. Binz, Reuter. 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0, poche emozioni in questa amichevole tra Italia e Germania. Secondo me il più contento è Vialli stasera. Palla ora a Helmer, ecco che
avanza nuovamente Pinz, quello che più frequentemente tra i tre centrali si sposta in avanti. Era terminato ancora in fuorigioco, stavolta Doll, punizione già battuta per Baresi. Ecco il lancio, a cercare lo scatto di Casiraghi, protegge Helmer, esce Ilgner, palla a Breme. Mateus. Reuter. Hessler. Buschwald. Binz. Breme. C'è ora il pressing della nostra nazionale, poi Casiraghi ci ripensa. E i tre difensori centrali tedeschi stavolta optano per il lancio lungo. Baresi molto bene su Riedle, Eranio, Costa Curta, Donadoni. Va Donadoni in avanti anche Baresi, eccolo servito. Baresi lascia sfilare il pallone, inganna Mateus ma non Binz, che interviene con questo lungo rilancio sul quale Carboni offre il pallone a Zenga. Ancora Carboni. Donadoni. Costa Curta. Donadoni da Baresi. Carboni. Parte il cross, Baggio. Baggio riesce a dare a De Napoli, il cui tiro è rimpallato in fallo laterale. Ed è Mannini che effettua la rimessa, dando ad Eranio. Buon lavoro di Mannini, con il destro tocca a De Napoli e De Napoli calibra un suggerimento per Eranio, che aggancia bene il pallone, lo mette in mezzo, alto leggermente per Casiraghi. Buona questa azione azzurra. Baggio poi va al recupero del pallone, lo dà a Donadoni. Donadoni, parte il tiro. Donadoni si è coordinato e ha mirato con tiro non forte l'angolino più lontano all'incrocio, ma il pallone è terminato fuori. Da sottolineare nella precedente azione l'ottimo controllo di Eranio prima del cross. Ecco. Ma Eranio sulla fascia destra è secondo me il giocatore più bravo del nostro campionato. In coppia con Ruotolo nel Genova è la coppia di destra più forte. Solo che non trova sfogo, non trova spazi. Quando riesce a trovarli, come in questa circostanza, si rende pericoloso. Ecco ancora la buona azione di Eranio, mentre ora siamo di nuovo in diretta con le telecamere guidate da Nazareno Balani. Palla a Costa Curta. Siamo agli sgoccioli del primo tempo. Mannini, Casiraghi, Eranio, Baresi, Baggio. Pallonetto a cercare Casiraghi, ma i meccanismi difensivi tedeschi sono veramente molto buoni, difficilissimo penetrare centralmente. Sai, se Baggio gioca avanti va in pratica a marcarsi da solo, se gioca indietro Casiraghi rimane troppo solo in mezzo a una difesa fortissima sotto il profilo fisico. Qui il lenzuolo, come lo giri è sempre corto. Ovviamente bisogna anche tenere presente sempre della consistenza, della forza di questa Germania, che, come ti ripeto, dopo i mondiali ha giocato 11 partite finora, ne ha vinte 9, ne ha pareggiata una e ne ha persa una sola contro il Galles per 1-0. Partita un po' strana, a testimonianza del fatto che la Germania in effetti è una grande potenza calcistica. Baresi. L'Italia lo stesso, Costa Curta. E allora dovrebbero farci vedere qualcosa di più bello, di più importante, visto che per ora le emozioni sono pochissime. Mannini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Carboni, troppo lungo per Evani, solito Pinz. Germania che parte da lontano con il recupero di Doll, che poi dà a Mateus, il quale cerca il suo amicone Breme sul filo del fallo laterale. Breme non riesce a trattenere la palla in campo, mentre vedete Arrigo Sacchi che dalla panchina urla le sue indicazioni. Eranio, Mannini, Costa Curta,
Baresi. E fischia l'arbitro mandando le due squadre nello spogliatoio. Una partita, questa amichevole tra Italia e Germania, che ha avuto un buon avvio spumeggiante per i primi 10 minuti, poi lentamente la gara si è venuta afflosciando e in effetti nell'ultima parte del primo tempo ci siamo un po' annoiati e speriamo naturalmente che nella ripresa le cose diventino un momentino più interessanti e più vivaci. Linea allo studio mentre vedete intanto il riassunto consueto per numeri del primo tempo con la Germania che ha avuto il possesso di palla più a lungo, se questo può voler dire qualcosa, ma vedete che i tiri sono stati pochissimi, nessuna parata da parte di Zenga, due da parte di Ilner, una sola importante sul colpo di testa iniziale di Casiraghi. Linea allo studio. Le tedesche. C'è in campo Klinsmann con il numero 13, il centravanti dell'Inter, al posto di Höller, mentre al posto di Helmer, un difensore centrale, è entrato Schulz, un poderoso stopper del Borussia di Dortmund. Tanto come vedete Reuter è rimasto a terra per un attimo, si riprende, ecco in quadrato Schulz, l'antenna, vedete un altro elemento veramente poderoso sul piano fisico. E c'è in campo anche Klinsmann al posto di Föller. Ecco Buchwald, gli azzurri sono nella medesima formazione con cui hanno iniziato la partita, vale a dire Zenga, Mannini e Carboni, Aranio, Costacurta e Baresi, Donadoni, De Napoli, Casiraghi, Baggio e De Vani. Attendiamo naturalmente che nel secondo tempo le cose, sotto il profilo squisitamente spettacolare, vadano un po' meglio rispetto alla fase finale del primo tempo. Ecco Reuter in azione. Il suggerimento è per Binz. Ora giochicchiano i centrali germanici, Reuter. Ecco il lancio profondo a cercare lo scatto di Hessler e in vantaggio Baresi che con una finta di corpo molto bene sbilancia l'avversario. L'esterno di Baresi poi è intercettato da Doll. Ecco la palla ancora a Doll, però è Donadoni che la riconquista assai bene. Offre centralmente a Baggio, da Baggio a De Napoli, di prima su Eranio, la sovrapposizione di Mannini, va Eranio ma lo ferma Klinsmann. Ora il pallone a Riedl. Binz. Reuter. Ecco il nuovo entrato, Schulz. Qua l'impressione è che la partita stia scivolando via sugli stessi binari della fase finale del primo tempo, Aldo. Sì, sempre il solito gioco lezioso, spazi ristretti, poi ogni tanto si cerca, come in questo caso, di giocare lungo, ma la difesa italiana è ben piazzata, non c'è sorpresa, non c'è inventiva, tutto è piatto. Tanto Riedl conquista questo pallone, lo dà a Klinsmann, da questi a Mateus, il quale cerca Reuter, controllo volante di Reuter per lo scatto in profondità, lo ostacola irregolarmente Carboni, calcio di punizione per la Germania, correttamente Carboni è andato a scusarsi e viene ammonito, forse in questo caso l'arbitro è stato un po' troppo fiscale, anche se in effetti Carboni era andato nettamente sul giocatore dopo che lo stesso scavalcato con il controllo a seguire. Rivediamo, vedete che si disinteressa della palla Carboni. Punizione dunque, con ammonizione per Carboni. Reuter. E c'è questo intervento da parte di Casiraghi che era retrocesso in difesa a mettere il pallone in calcio d'angolo ed è Hessler ora che va a battere dalla bandierina, vedete che serpeggia un po' di inquietudine nella nostra difesa proprio in considerazione del fatto che sono molti i giocatori tedeschi assai abili di testa. E in avanti naturalmente anche il nuovo entrato, l'altissimo Schulz, 1,93 m. Palla molto tagliata e Zenga è costretto a recuperare
con colpo di reni, aveva indirizzato assai bene il pallone con taglio a rientrare verso la porta Hessler. Reuter alla rimessa. Schulz. Elmer. Poi il pallone, anzi, allora vediamo che c'è questa conclusione da parte di Klinsmann. Dunque la situazione però non è uscito Helmer, è ancora in campo, è uscito Breme e Schulz gioca centrale al posto di Helmer con Helmer esterno. Non c'è più Andy Breme. Rinvio di Zenga. Colpo di testa di Schulz, l'arresto di Riedle, scatta Hessler, ha un controllo un po' avventuroso ma efficace, ecco Helmer, vedete che gioca ora sulla fascia sinistra Helmer, va Hessler, ottimo il suo spunto, parte il traversone, Baresi con grande calma tocca fuori a favore di Mannini, da questi a Costa Curta, quindi a Evani, suggerimento per Baggio e poi ancora i tedeschi con Buchwald che viene atterrato. Impietosamente calcio di punizione, quindi ora lo schieramento della Germania, rivediamo intanto il fallo su Buchwald, all'indietro è Reuter sulla fascia destra, Helmer sulla fascia sinistra, i centrali sono Schulz, Binz e Buchwald. Inquadrato Buchwald, posizione di Matteus, Reuter. Ancora su Reuter il tocco all'indietro, palla affidata ora a Buchwald che si gira ma viene fermato, c'è la possibilità di tentare il contropiede per gli azzurri, Evani dà centralmente a Casiraghi, buono all'arresto di petto, palla per Baggio che di prima chiama in causa sulla destra Eranio. Eranio tocca per Casiraghi, De Napoli, Baggio, Casiraghi al volo, azione molto molto bella e conclusione sul fondo, tutta di prima, assai bella questa azione. Sì, l'azione era partita da un contropiede molto, molto bello, d'altra parte l'unica possibilità per fare gioco, per fare spettacolo, sono partite dalla nostra metà campo, non hanno sbagliato un passaggio, tutto bello, tutto di prima, ha concluso anche in maniera, diciamo, così così, però Casiraghi mi sembrava molto meglio. L'azione comunque era stata molto ben congegnata come avete visto ed è questa probabilmente una delle poche possibilità che ci sono di mettere in difficoltà la retroguardia germanica con azione in contropiede e tocchi di prima. Baresi. Intanto c'è un fallo su De Napoli mentre si stanno riscaldando praticamente tutti gli azzurri a disposizione di Sacchi che vi ripeto sono Pagliuca, Ferrari, Ferri, Bianchi, Zola, Berti, Lentini e Rizzitelli. Palla ora a Baggio dentro per Carboni. Il pallone è stato toccato da Carboni e poi dal difensore tedesco dopo che aveva già superato la linea di fondo. Troppo lungo questo passaggio, solitamente Baggio questi servizi non li sbaglia. Non è il miglior Baggio questa sera, mancando lui da una parte, Matteus dall'altra, perché anche Matteus si è visto pochissimo. Giocatori che possono in qualche maniera cambiare partita, si capisce il perché di una partita abbastanza noiosa. Buchwald, Schulz con il sinistro lunghissimo, tanto per chiamare in causa Zenga che finora non ha praticamente fatto nemmeno un intervento degno di questo nome, ovviamente non per colpa sua. Casiraghi, buono il tocco a favore di De Napoli, viene in avanti Baresi. Il tocco è per Baggio, controllo di Baggio, braccato da Buchwald, va a raddoppio anche Matteus, Donadoni, su di lui Matteus, finta di corpo di Donadoni che poi salta anche Hessler, tocca per Eranio, combinazione ancora con Donadoni, con il sinistro va alla conclusione sul fondo, ovviamente Donadoni tra l'altro anche stanco perché aveva lavorato a lungo il pallone, non ha potuto andare al tiro in buone condizioni. Sì, è stata un'azione prolungata, poi ha tentato il tiro, tra l'altro lui da quella posizione è anche bravo, però ormai aveva speso molte energie nell'azione precedente. Buchwald, Binz,
Mateus, subito chiuso a giudizio dell'arbitro in maniera irregolare. Comunque in effetti è assai difficile che la manovra decolli in maniera continua, soprattutto perché c'è questa grande aggressività nelle marcature e nel pressing da una parte. Io dico che non decolla perché non c'è nessun centrocampista che gioca senza palla andando a cercare spazi liberi, poi perché la natura del gioco di Sacchi induce al raddoppio costante. Sotto questo profilo ci siamo. Non ci siamo però con il gioco, anche perché non abbiamo in campo giocatori in grado di costruire. Punizione intanto per il fuorigioco in cui era terminato un attaccante tedesco e palla a Baresi. 10 minuti del secondo tempo, sempre 0-0, ovviamente direi il risultato. Mannini. Donadoni. Costa Curta. Scatta Carboni. Lo cerca Costa Curta. Pallone difficile da controllare, buona l'idea, il lancio era stato effettuato anche con sufficiente precisione, ma il pallone era difficilmente controllabile. È un'Italia tutta da capire ancora. Schulz. Beh, dovessimo giudicare da questa partita, sarebbe da capire anche la Germania peraltro. Sì, è vero, è ingiustificabile l'atteggiamento delle due squadre. Incredibile, impossibile, impensabile che non possano dare di più sotto l'aspetto tecnico. Ci sono in campo fior di campioni, giocatori che rappresentano degnamente queste nazionali, che hanno avuto riconoscimenti a livello europeo e mondiale. Evidentemente non c'è nemmeno quello stimolo, quella concentrazione che si pensava all'inizio. Mateus intanto ha dato a Buchwald, per questi a Reuter, Ilgner. Mateus, l'anticipo di Mannini, Mateus che mette fuori e Ragno che si accinge a effettuare la rimessa. Baresi, colpo di testa di Schulz che dà il pallone a Devani, il quale lo gira all'indietro a Carboni che tenta di restituirglielo ma finisce per regalare la palla a Doll. Scatta Doll, converge, torna su di lui Donadoni, molto bene, consente il recupero a Baresi, a terra intanto lo vedete Doll, e c'è questo suggerimento a favore di Casiraghi sul quale è andato a chiudere Reuter, poi tranquillamente controlla Schulz. Forse in un quadro tattico così complesso e abbastanza articolato come quello di questa partita, un elemento come Lentini che ha le accelerazioni potrebbe in qualche maniera portare qualche contributo. Cosa pensi, Aldo? Io questo nome non lo volevo fare perché, essendo di Fede Granata, sembrava una dichiarazione di parte, però è un giocatore che come caratteristiche palla al piede, può saltare l'avversario, arrivare sul fondo, mettere dei cross importanti, perché altrimenti affondiamo soltanto centralmente in maniera leziosa, non riusciamo mai a sorprendere la difesa avversaria. Tanto il gioco è fermo perché il pallone era uscito ed è Mannini, come vedete, che opera la rimessa a favore di Zenga. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso della ripresa, il risultato è sempre fermo sullo 0-0 e abbiamo davvero notato poche cose spettacolari in questa ripresa, ove si faccia eccezione per quella bella azione azzurra conclusa dal tiro al volo di Casiraghi. Palla intanto a Mannini. Evani Mannini, lo attacca Ridle, Mannini si rifugia nel passaggio all'indietro su Costa Curta, di piatto a favore di Evani, scatta ancora Mannini, eccolo servito, e Mannini riesce a dare a Evani dopo essere stato intercettato da Doll, palla ora a De Napoli, De Napoli, Casiraghi, cerca ancora De Napoli, interviene Klinsmann, poi i tedeschi con Hessler prima, con Mateus ora e quindi con l'inserimento di Reuter che trova un corridoio. Lo aspetta Carboni, lo ferma Donadoni. Giocare a centrocampo è molto facile, quando arrivi nei pressi dell'area di rigore che deve avere il giocatore con fantasia che sa proporti l'ultimo passaggio, in questo centrocampo non c'è un giocatore con queste caratteristiche. Prova Buchwald intanto e l'arbitro fischia un calcio di punizione per l'intervento di Baresi su di lui. Intanto Sacchi ci ha sentito, lo sta facendo entrare Lentini, almeno mi pare.
Se c'è movimento sulla panchina vedo che si sta si cambiando proprio Lentini. Intanto assistiamo, eccolo, prontamente inquadrato dalle telecamere della squadra esterna 1 di Torino, guidate da Nazareno Balani. Vi ripeto che siamo allo stadio delle Alpi, in occasione di questa amichevole di lusso tra Italia e Germania. Primo banco di prova veramente impegnativo per la nuova nazionale di Sacchi. Intanto vediamo che c'è Mateus sul pallone, accanto a lui Hessler e poco più indietro Schulz. Al solito si va per le lunghe. Mateus mette in mezzo, attenzione, stacco di Klinsmann e Zenga perde il pallone, ma anche per la carica di Buchwald. Vedete infatti che l'arbitro comanda il calcio di punizione. Walter è andato un po' leggero però su quel pallone. Rivediamo. Vedete il colpo di testa di Klinsmann. Zenga. Che probabilmente sì, non si accorge dell'arrivo di Buchwald, che comunque lo carica irregolarmente. Comunque aveva già il pallone in mano, quindi sì, c'è punizione ineccepibile. Fallo netto. Ora speriamo che Lentini, visto che abbiamo sollecitato il suo impiego, non ci faccia fare brutta figura, Bruno. Ed esce De Napoli, entra Lentini al posto di De Napoli. Tutto questo al 16° del primo tempo. Ora, a parte la sostituzione, intanto vedete che Walter Zenga è rimasto leggermente contuso in occasione del suo precedente intervento. È chiaro che anche il quadro tattico sarà diverso, perché chiaramente Lentini non potrà giocare nella posizione in cui giocava precedentemente De Napoli. Ora abbiamo meno copertura, perché giochiamo in pratica con quattro attaccanti: Donadoni, Lentini, Baggio e Casiraghi. Perché io reputo ancora Donadoni più un attaccante che non un centrocampista. Ci sono sicuramente uomini che hanno più spiccate attitudini offensive che di copertura e di contenimento. Ma poi sono tutti portatori di palla, Baggio, Lentini, Donadoni. Non c'è un giocatore che abbia raziocinio, che abbia geometria. Palla intanto affidata a Ilgner, da questi a Binz, che gira il pallone su Helmer. Ora i difensori, Buchwald. Con Schulz. Ora non vorrei sbagliare, ma vedo Evani centrale. Ora io non è che mi è difficile fare certe considerazioni, ma attenzione, attenzione, intanto c'è questo inserimento ancora di Helmer, poi il pallone giunge a Zenga. Sì, in effetti voglio aspettare qualche minuto per vedere se giocherà centrale. Eccolo. Se è solo un caso, se invece è proprio ora un compito ben preciso. Ed ecco Donadoni sulla destra, ben smarcato da Eranio, va Donadoni, Donadoni è in area, converge, converge ancora, sinistro alto, ha dovuto allungare la falcata all'ultimo momento, ha colpito con il corpo leggermente all'indietro, grande azione personale di preparazione, peccato il tiro. Beh, sa, Donadoni quando parte palla a piede è difficile, anche perché non sa da che parte può andare via, è bravissimo a saltarti da una parte e dall'altra. Ha fatto tutto bene, qui si è un po' sbilanciato all'ultimo momento, comunque beh, ci ha regalato un'emozione. 18 i minuti della ripresa, tiro di Donadoni, tanto Costa Curta, Casiraghi, ancora Donadoni, Baresi, tocco a Casiraghi, bene per Baresi, Baresi tocca a favore di Baggio, Baggio poi disimpegna su Evani, che dà largo a Lentini, ecco il primo pallone di Lentini, arriva su di lui Reuter come una furia. Reuter ha visto il derby, entrando su Lentini ha sentito aria di derby. Palla terminata in calcio d'angolo con Evani che batte dalla bandierina. Donadoni gli suggerisce il tocco ravvicinato, anche perché probabilmente ha capito che con tanti giocatori così forti di testa raggiunti del cross, d'altra parte anche noi abbiamo un Casiraghi che è un ottimo colpitore di testa, tant'è vero che la parata più impegnativa di Ilner è stata effettuata nel corso del primo tempo proprio su un colpo di testa ben aggiustato di Casiraghi. Doll. Hessler. Ora l'indietro per Binz, da questi a Mateus.
Buona la combinazione con Reuter, ecco Mateus che chiama in avanti ancora Binz e quindi il pallone giunge a Zenga. Baresi. Carboni. Donadoni. Costa Curda. Evani. Mannini. Eranio. Baggio, Eranio, aveva avuto una buona finta di corpo ma non hanno abboccato i difensori tedeschi, ora c'è il contropiede germanico con l'avanzata ancora di Buchwald che però perde il pallone ed ecco in azione Lentini, parte dalla sua posizione preferita e quando parte da lontano Lentini un'ira di Dio, il tiro però è un po' telefonato ma in ogni caso Lentini è veramente il giocatore che quando parte da lontano diventa spesso incontenibile. Se sta bene fisicamente è un giocatore troppo forte, in questa circostanza aveva fatto tutto bene, poi è arrivato a tirare, è arrivato con il passo lungo, non ha dato forza al pallone. Tanto attenzione, c'è la Germania in avanti con Doll, Zenga, Donadoni, in effetti fa il centrale, Evani, Lentini, Baresi, Baggio, tra l'altro Baggio gioca un po' più arretrato quindi ha la possibilità di amministrare un numero maggiore di palloni, ecco Evani, Donadoni. Baggio, Mannini, scatta Eranio, palla a Costa Curta, palloretto a cercare ancora Baggio, c'è calcio di punizione per fallo commesso da Buchwald. Finalmente vedremo un tiro in porta con questo calcio di punizione, ci sono varie possibilità, sembra destinato al tiro Evani. Ovviamente Lentini ora gioca sulla fascia a sinistra e Evani è centrale al posto di De Napoli. Donadoni intanto sulla linea di battuta dovrebbe offrire il pallone proprio ad Evani che ha un sinistro pungente. Va a fare confusione in barriera anche Carboni. Ecco. Palla un po' troppo larga, ha tentato ugualmente la battuta Evani che poi ha dato un'occhiata a Donadoni, ha dovuto allungare la falcata che in questo caso poi ha colpito all'esterno. Ma Donadoni ha toccato malissimo questa palla, in queste circostanze l'uomo più importante è proprio colui che tocca il pallone perché deve servire con il contagiri il compagno che deve battere la rete. Ed ecco Mateus, Schulz il sinistro, Baresi, attenzione, c'è questa opportunità per i tedeschi ma c'è una posizione irregolare, vedete il guardaline che poi segnala anche una sostituzione, una nuova sostituzione nelle file della Germania e dovrebbe entrare in campo Bain dell'Eintracht di Francoforte, sì, e va a rilevare Doll. Un Doll che francamente non è che si sia visto molto in questa partita. Bain dunque al 23esimo sostituisce Doll della Lazio. Direi che a livello individuale non c'è stata nessuna grande prestazione, anche i solisti hanno lasciato desiderare questa sera. Baresi, Costa Curta, Lentini, Eranio, sbagliato il tocco, Mateus per i tedeschi, tenta l'affondo, viene prima ostacolato da Eranio, poi fermato da Carboni e riparte ancora con la sua caratteristica falcata Lentini, Valentini cambia passo, entra in area, si allunga un po' il pallone, costringe comunque al fallo laterale i tedeschi e questo modo caracollante di portare il pallone in avanti di Lentini crea spesso dei problemi agli avversari. Intanto c'è questo bel cross da parte di Carboni,
e Ranio va a tentare la difficile riconquista del pallone ed è Helmer, lo vedete che gioca sulla fascia sinistra là dove nel primo tempo c'era Brehme, ad effettuare la rimessa. Mannini, Donadoni, Evani, ancora Donadoni, Bain, poi serie di rimpalli, Ranio e Costa Curta. C'è da dire a proposito dell'utilizzazione dell'impiego in quel ruolo da parte di Evani che Sacchi lo conosce molto bene, quindi presumibilmente suppone che egli possa disimpegnarsi a dovere anche in questo ruolo, sia pure così un po' estemporaneo. Scusa Bruno, ma anche noi lo conosciamo bene Evani, non solo Sacchi. Binz. Carboni, sicuramente positiva la sua partita, ancora Carboni, Zenga. Ora Scholz imbattibile di testa, palla ora Baresi, quindi Mannini, ancora Baresi, Baggio fermato. E Matteus che dà Ilgner, francamente è una partita che sul piano dello spettacolo, dell'azione manovrata, dice assai poco. Fermo restando che mi pare di poter sottolineare ancora una volta come il funzionamento collettivo della squadra di Sacchi denoti già una buona approssimazione, no? Ma chiaramente poi occorrono anche i giocatori giusti al posto giusto e di qualità, che quella però non la inventa nessuno. Io dico che c'è una tenace applicazione del modulo tanto caro a Sacchi che viene interpretata in maniera giusta. Qui ci siamo, però non può bastare. Chiaramente ci vuole anche qualcosa di più sotto il profilo tecnico, sotto il profilo del gioco. Stasera giocatori proposti a questo non ce ne sono, perché è un centrocampo a mio avviso che non ha queste caratteristiche. Baggio non ha trovato una serata felice. Speriamo in qualche giocatore che è rimasto fuori, tipo Zola, tipo Mancini, che possano più avanti. Non dimentichiamo che manca anche gente come Vialli, Mancini, Maldini e via discorrendo. Matteus, Hessler, Reuter, ancora Hessler. Tocca male, pressato da Evani e Lentini ha dato a Baggio, Baggio ancora, Evani di prima su Lentini, posizione regolare, buona questa opportunità per gli azzurri, entra in area Lentini, mette in mezzo e coglie, arretrato Casiraghi che era scattato in profondità e dalla parte di là anche Erani, si era proiettato troppo in avanti. Casiraghi ha chiuso troppo presto, ha invitato Lentini, ha servito sul primo palo, mentre invece Lentini ha servito indietro senza guardare. Ecco che rivediamo. Se avesse soltanto guardato al momento della battuta avrebbe visto che Casiraghi stava per chiudere sul primo palo. In effetti Lentini, l'abbiamo visto nella ripetizione, ha guardato un attimo prima, poi ha controllato ancora il pallone e poi ha toccato centralmente, ma ha colto troppo in avanti Casiraghi. Intanto avanza Baresi. E c'è l'arbitro che dice che si può proseguire, c'è un fallo di Evani su Klinsmann. Anche qui aria di derby. Tra l'altro l'Inter pare si sia assicurata Sammer, che è un centrocampista dello Stoccarda, anche questo ex DDR, che però Fox stavolta non ha convocato per la nazionale. Allora questo mi fa pensare, come scarso? Fox, a chi gli chiedeva con meraviglia perché non avesse convocato Sammer, ha detto: io mi sono meravigliato nel vederlo giocare in un certo modo nelle ultime partite. Così ha risposto Fox. Diciamo è un momento di calo di condizione. Calo di condizione. Comunque il calcio tedesco è un calcio dove si può sempre pescare bene, non ci dimentichiamo che Klinsmann e Matteus e Brehme hanno fatto bene negli anni passati. Quest'anno è stato un campionato, un'annata molto particolare, ma non intaccano minimamente il valore dei tre, hanno dimostrato soprattutto al loro arrivo in Italia di essere all'altezza della situazione e sono stati determinanti in più di una circostanza. Intanto il pubblico delle Alpi, delle Alpi comincia direi a fischiare con giusta ragione.
Sono fischi rivolti in particolar modo alla Germania, che della sua qualità di squadra, campione del mondo, qualcosina in più avrebbe dovuto dimostrarci, ma sono fischi, credo, rivolti anche così allo spettacolo collettivamente inteso, anche se ovviamente questa squadra di Sacchi, questa nuova Italia, va seguita con grande simpatia. Ecco intanto Evani che dà il pallone in profondità a Binz. Sai Bruno, questa partita è deludente e il pubblico lo sta sottolineando, anche perché alla vigilia si è fatto vedere e rivedere partite fra Italia e Germania indimenticabili. La partita del 70 in Messico, la partita della finale in Spagna, ed allora la gente stasera pensava, non dico a ripetizioni di quel genere, ma quantomeno a prestazioni migliori, proprio perché sono due squadre, due potenze calcistiche in Europa. Ecco intanto a centrocampo Baggio, serie di rimpalli, Lentini tiene il pallone su Carboni, quale si gira, vedete, la lavora sempre solo con il sinistro, palla ora a Donadoni che pesca bene Evani, attenzione Evani, tenta il cross e guadagna un angolo. Mezz'ora della ripresa, Evani dalla bandierina, stavolta opta per la battuta lunga. Sarà difficile trovare spazi con i saltatori tedeschi, palla fuori per Donadoni, un dribbling sul sinistro, il tiro è ancora angolo, c'è stata deviazione. Comunque in questo secondo tempo sicuramente l'Italia fa qualcosa in più rispetto alla Germania, che bada soprattutto a coprirsi e a giocare all'indietro. Evidentemente per Fox anche un risultato di parità strappato all'Italia è un buon risultato. E considera anche Vox dove giocava, quando giocava, in quale ruolo, qual era la sua mentalità, sì, era un mastino della difesa. E quali erano le sue caratteristiche. Io credo che questo anche incida molto nella formazione caratteriale di una squadra. Attenzione Baresi, ha un attimo di disattenzione, per poco Bain non ne approfitta, comunque il rilancio dei nostri è approssimativo e avanza ancora Helmer per la Germania. Buono l'intervento di Costa Curta, ma su Helmer c'era stato in precedenza fallo da parte di Eranio, i due si toccano. Tra l'altro alla vigilia ripetutamente è stato un po' da tutti sottolineato come questa partita in pratica arriva con un paio d'anni di ritardo, si pensava tutti che potesse e dovesse essere la finale a Italia 90 e poi è una finale sfumata per le note vicende, no? La finale invece fu tra Germania e Argentina e se ben ricordi anche quella partita fu una partita molto noiosa, priva assolutamente bruttissima, di episodi, sì, no? Risolta da un rigore fra l'altro dubbio, no? Sì. Della Germania. Una finale bruttissima, noi ripensando a quel periodo non possiamo non essere delusi, proprio perché pensavamo ad una finale, avevamo tutte le carte in regola per poterla giocare. Purtroppo ci siamo dovuti accontentare di un terzo posto, non esaltante a mio avviso, perché avevamo le carte in regola per arrivare alla finale. Ma sì, è vero, fu una finale molto brutta, a dimostrazione che forse questi tedeschi non ti fanno giocare. Pensano più al risultato che non al gioco. In effetti a lungo i tedeschi erano stati castigati soprattutto da noi italiani, no? E non ultima proprio la partita dell'Azteca, quando si portarono un paio di volte in vantaggio nei tempi supplementari, poi si fecero incredibilmente rimontare. Dopo da allora, a mio modo di vedere, i tedeschi hanno cominciato un po' a rettificare il loro modo di stare in campo, che è un modo piuttosto sparagnino. Non a caso qui ci sono due difensori esterni e tre centrali, quindi in partenza la formazione di Fox e anche quella di Beckenbauer ha ben cinque difensori di ruolo. E pertanto i risultati anche dalle altre parti, così come da noi in Italia, hanno la loro brava importanza. E poi, come succede in tutte le parti del mondo, la differenza la fanno i grandi calciatori e purtroppo ce ne sono pochi da una parte e dall'altra in queste due formazioni. Vale dando ribattuta dai nostri difensori, Donadoni finisce per essere colpito dal pallone in faccia, lo recuperano gli azzurri ma il controllo è un po' avventuroso. Così come avventuroso è questo rilancio da parte di Schulz, e in effetti anche sul piano delle giocate individuali abbiamo visto poco di cui rallegrarci, no, stasera. Non è che ci siamo lustrati gli occhi, nemmeno con giocate individuali. No, l'abbiamo detto fin dall'inizio, anche i giocatori così chiamati alla giocata singola, i giocatori più bravi sotto il profilo individuale stasera sono mancati. Una serata storta, senza dubbio, una serata non piacevole sotto il profilo dello spettacolo. Ecco Lentini, e Lentini viene caricato irregolarmente,
c'è un calcio di punizione per gli azzurri. In effetti Lentini, da quando è entrato in campo, un po' di vivacità l'ha portata, e vedete che Lentini ha questa capacità di controllare il pallone in corsa che è notevolissima. Sì, ma sono sprazzi personali, non c'è parvenza di gioco, ecco quello che preoccupa. C'è un'altra sostituzione ed entra al posto di Eranio, entra Bianchi. Così ora abbiamo 5 attaccanti. Siamo al 35esimo del secondo tempo. Eranio, fra l'altro, mi pare leggermente zoppicante dopo l'impatto precedente. Vedete che Eranio, speriamo che non si sia fatto male, anche perché ci sono delle coppe in ballo e il Genoa, come sapete, deve giocare contro l'Ajax, mentre è Baggio che batte questo calcio di punizione. Mannini, leggermente alto per lui il pallone, ecco Carboni, Costa curta, butta in mezzo da difensore e in effetti si tratta di una sorta di passaggio al portiere Ilner. Isolato in avanti Klinsmann, che cerca il pallone e non lo trova, gli capita abbastanza spesso anche all'Inter. Poi il colpo di testa di Carboni, Hessler, ecco Uwe Bein, riesce a toccare all'indietro a Hessler. Hessler aggira la nostra difesa, si porta su di lui ora Evani, va Hessler, parte il suo cross, Carboni, palla fuori, attenzione Reuter, sinistro, para Zengo. Zengo è riuscito a fermare il tiro di Reuter, ma azione pericolosa. In questo momento il nostro centrocampo è formato da Donadoni ed Evani, perché Bianchi è largo all'esterno, sulla fascia destra, Lentini sulla fascia sinistra, Baggio e Casiraghi centrali in avanti, quindi il nostro centrocampo in questo momento è Evani e Donadoni. A me non pare che sia un centrocampo logico. Naturalmente sono valutazioni che si fanno, e Ranio probabilmente è stato sostituito proprio perché era infortunato. D'altra parte, in effetti, la nostra squadra è costruita Berti, così adesso. C'è Berti in panchina anche, eh? Centrocampista puro. Attenzione, ora è Binz che prolunga su Ilgner. Reuter, ancora Ilgner. Reuter qualche attimo fa, come abbiamo rivisto, ha impegnato Zenga nell'unico fino a questo momento intervento del nostro portiere. Palla ora Klinsmann, Klinsmann su Baresi, lo dribbla, poi effettua il traversone, attenzione, colpo di testa e miracoloso intervento da parte di Zenga che salva la partita. In effetti ora stiamo subendo, ma proprio perché non facciamo filtro probabilmente a centrocampo. E il calcio, sai, è sempre opinabile, ma ha delle sue leggi. Ma al di là del risultato, può benissimo vincere l'Italia. Io dico, partiamo da una certa logica, da una formazione di base che di affidamento sotto il profilo della logica, sotto il profilo di quelli che sono i ruoli di ciascun calciatore. Ora, qui si poteva anche andare in svantaggio, non vuol dire niente. Però io dico, cerchiamo inizialmente di mettere in campo, secondo logica, le pedine. Mannini intanto ha effettuato un buon traversone sul quale Schulz si è prodotto in anticipo su Casiraghi. Rivediamo, vedete il bellissimo lavoro di Klinsmann, il colpo di testa ravvicinato di Riedle e la parata di Zenga con Costa Curta, che poi è stato molto freddo a restituire il pallone. Rivediamo, vedete Klinsmann ha fatto una bellissima giocata. Klinsmann mi ha sorpreso, da giocatore dei piedi buoni, però più che Klinsmann mi ha sorpreso Baresi. Non mi aspettavo che Baresi si facesse saltare così facilmente da Klinsmann, forse ha proprio fintato, perché sapeva di avere Klinsmann di fronte. Sì, non pensava potesse ragionare in questa maniera. Comunque è stato bravo Klinsmann, bravissimo Riedle e ancora più bravo Zenga a neutralizzare. Dalla bandierina intanto è Donadoni che batte questo angolo, colpo di testa di Buchwald, palla fuori per Evani sul destro, quindi disimpegna ora sull'esterno per questo nuovo traversone, messo fuori ancora da Buchwald, ennesimo cross di Bianchi, tocca anche Lentini, Evani, Donadoni, ancora Lentini, Carboni, Baresi. 39 minuti della ripresa, 0-0. Hessler, ultimo tocco di Carboni, rimessa per i tedeschi. Comincia a sfollare la gente, si sente qualche fischio. In effetti la gara, anche perché, come ripetutamente abbiamo detto,
si agganciava a suggestivi ricordi di grandi partite fra queste due nazionali, era un po' attesa a migliori esiti spettacolari. Ma io sentivo la partita, ero emozionatissimo, ho mangiato presto e poco perché pensavo stasera di rivivere grandi emozioni. Ecco Lentini, attenzione, Lentini a fondo e l'arbitro ci pensa un po' e poi dà il calcio di rigore. Avete visto che l'arbitro Carlson ha tentennato vistosamente, ecco che rivediamo, rivediamo niente perché qui il monitor nostro è saltato, ecco che forse... A mio avviso non era calcio di rigore, ecco, lo dico prima di rivedere la moviola, vediamo se ho visto bene o meno. Però è andato a intercettarlo, il pallone era passato e Buchwald è andato nettamente su Lentini. Ovviamente sono valutazioni sempre molto difficili, anche l'arbitro ha avuto chiarissimamente una esitazione e poi ha indicato il dischetto. Comunque un discorso tutto tra Toro e Juve, Lentini crea e vediamo se adesso Baggio. Baggio dal dischetto, siamo al 40° del secondo tempo, non lascia scampo a Ilgner e l'Italia in vantaggio con Baggio. 40° del secondo tempo, Italia in vantaggio su calcio di rigore segnato da Roberto Baggio. Calcio di rigore propiziato da Lentini che comunque, indipendentemente adesso dalle discussioni che si possono articolare intorno alla concessione del calcio di rigore, da quando è entrato in campo qualcosa ha dato in più, no? Quanto a penetrazione estero fantasia al nostro gioco d'attacco. Ha dato vivacità alla manovra sicuramente. Giocatore che ha queste caratteristiche, poi aveva, si è visto subito, voglia di entrare in partita, lo ha fatto con grande determinazione. Ancora Lentini, siamo di nuovo, passiamo sulla diretta e Lentini recupera il pallone dopo la respinta. Ecco Donadoni al limite dell'area di rigore, tenta il dribbling da fuori, bene a Lentini. Lentini cerca due avversari, viene fermato da Buchwald da Matteus mette in movimento Helmer. Probabilmente era una partita che se avesse avuto il beneficio di un gol da una parte o dall'altra nella fase iniziale sarebbe stata sicuramente più avvincente. Reuter, comunque siamo in vantaggio per 1-0 sul campione del mondo della Germania, colpo di testa in grande elevazione da parte di Riedl. Quindi Bain e sbroglia tutto con tocco all'indietro Bianchi a favore di Zenga. Mi diverto nel vedere Baggio calciare i calci di rigore con una facilità estrema, con una freddezza incredibile. Che poi non è operazione molto semplice perché dei grandi campioni poi quando sono lì e perdono la calma, la concentrazione. Non vorrei fare nomi, ma la Sampdoria per esempio sembra che quando fruisce di un calcio di rigore non sia sempre in condizione di poterlo mettere a segno in tranquillità psicologica. È senza dubbio il rigorista principe del nostro campionato. Sul rilancio di Ilgner, il colpo di testa di Costa Curta, poi questa battuta in avanti e il rilancio di Baresi che sfugge per un attimo a Baggio. Attenzione, c'è Bain chiuso ancora da Costa Curta. Due minuti al 90° con l'Italia che conduce per 1-0. Baggio, Donadoni, Carboni, Casiraghi. Bene per Lentini, a fondo di Lentini, tira e chiude poi in angolo ancora Binz. Casiraghi molto bene per Lentini, come rivediamo. Questa volta Lentini ha tirato perché ha guardato in area di rigore ma non c'era nessuno. Casiraghi aveva servito e in area di rigore non era rimasto più nessuno. Donadoni, Baggio, Donadoni. Fuori. Bianchi. Mannini. Chiude Helmer. Ancora Bianchi. Può effettuare il cross. La respinta. Palla per Klinsmann. Klinsmann lavora bene il pallone e poi lo dà in profondità a Esler con l'arbitro che interrompe la manovra tedesca ignorando nella circostanza il vantaggio. Matteus, ultimo minuto, palla lunga su Zenga. Ovviamente adesso i nostri rallentano ulteriormente. Vedete Sacchi in panchina,
Battere i campioni del mondo è sempre una bella soddisfazione, abbiamo fatto naturalmente tante considerazioni, abbiamo sottolineato come la squadra di Sacchi sta crescendo, come ci sia necessità magari di trovare uomini adatti a determinati ruoli. Comunque abbiamo tenuto testa bene a questa Germania che per la verità non è che abbia incantato stasera, ma le prestazioni, le valutazioni e dei singoli e dei complessi vanno sempre rapportate a quelle degli avversari. No, no, una vittoria si accetta sempre volentieri perché fa morale, perché serve a tutto l'ambiente, però è chiaro che non ci dobbiamo illudere di questa vittoria perché ci sono dei problemi grossissimi, sa che chiaramente l'avrà vista. Hessler accompagna Reuter sulla destra, ecco la servita di prima, il cross di Reuter, Costa Curta e poi arriva anche Bianchi a spazzare in fallo laterale. Consulta il cronometro l'arbitro, in effetti siamo già oltre il 90esimo, mentre vedete che c'è alle viste una nuova sostituzione, viene chiamato fuori Baggio. Ed entra Berti, eccolo pronto, Nicola Berti, ovviamente è una situazione non di natura tattica ma più che altro per rompere il ritmo, per guadagnare qualche spicciolo di tempo, in considerazione dell'arbitro, del fatto che l'arbitro dovrebbe proprio fischiare la fine. Tutti i giocatori ora sono in area italiana, ci arriva anche Berti. Parte il lancio molto lungo, colpo di testa di Donadoni, palla ancora fuori, Hessler attaccato da Evani, Hessler sul quale si porta poi Costa Curta, pallone fuori per la rimessa, è pronto Schulz, colpo di testa di Bain, poi di Riedl ed ecco Lentini. Fa filtrare un buon pallone per Berti. Berti ancora in avanti a favore di Casiraghi, Casiraghi per Carboni di prima su Berti, allunga la falcata Berti, contropiede italiano e sul cross di Berti c'è Binz che mette in calcio d'angolo. Ovviamente la partita si è aperta negli ultimissimi minuti dopo il rigore di Baggio, la Germania attacca, l'Italia ha l'opportunità di proporsi in spazi più ampi anche in azioni di rimessa. Ecco Donadoni dalla bandierina, stacca e mette fuori Buchwald, palla fermata da Evani sul sinistro, bene largo su Donadoni, Donadoni di fronte a Hessler, serve Casiraghi che ha disputato una buona partita, molto generoso, combattivo su ogni pallone. Ovviamente le prestazioni dei singoli giocatori vanno valutate anche in rapporto a quelle che sono le loro caratteristiche. Casiraghi non sarà mai un giocatore raffinatissimo, però è un combattente, un generoso, uno che fisicamente è ben attrezzato, quindi può anche essere utile. No, no, ma poi stasera si è mosso bene, pur non essendo una sua caratteristica, una sua prerogativa. È l'unica punta, però si è mosso, ha svariato molto, ha fatto, diciamo, quello che ha potuto sotto il profilo atletico contro una difesa fortissima, direi una prestazione positiva. Bene, intanto vedete anche nel controllo del pallone gli azzurri che adesso devono badare esclusivamente a portare alla fine questo esiguo vantaggio, ma mi pare di poter dire tutto sommato meritato, non tanto per quello che ha fatto l'Italia quanto per quello che non ha fatto la Germania, che nel corso del secondo tempo praticamente ha badato soltanto a contenere, no? Sì, se l'Italia ha fatto poco, la Germania ha fatto ancora meno, ha avuto soltanto due occasioni nella parte finale, però in un contesto generale direi che la Germania ha fatto molto poco, non ha tentato di far gioco, ha pensato soltanto e esclusivamente al risultato, e direi che l'Italia alla fine vince. Non dico con merito perché il calcio di rigore a mio avviso non c'era, però per quanto ha potuto far vedere, esprimere sotto il profilo della volontà, della concentrazione, della corsa, questo sì, si è meritato sicuramente. Tanto a centrocampo riconquistano un buon pallone gli azzurri e Donadoni che avanza, lo gioca largo a favore di Lentini, ancora Donadoni, ormai siamo a 4 minuti di recupero, Donadoni. Donadoni per Evani, parte il cross morbido, palla messa fuori in maniera un po' goffa da parte di Schulz e contemporaneamente l'arbitro
Carlson fischia la fine della partita, dunque nell'amichevole di lusso del Delle Alpi l'Italia batte il campione del mondo della Germania per 1-0 e indubbiamente è un risultato che ci fa piacere. Ecco, sai, vai. Ecco, e naturalmente Sacchi. Costa con Sacchi. Eccolo, felice, commosso, sereno come. No, commosso no, contento perché abbiamo giocato una buona partita contro una buona squadra e quindi sono soddisfatto. La Germania ha giocato soprattutto per non perdere, mi pare. L'Italia ha giocato per vincere, ha avuto dei problemi davanti anche perché c'erano due colossi su Baggio e Casiraghi, quindi forse col gioco centrale. Noi giocavamo contro una grande squadra, sono i campioni del mondo. Io credo che abbiamo vinto meritando, giocando anche un buon calcio, quindi non stiamo a sottilizzare troppo. No, per carità, io diciamo, comunque anche l'ingresso di Lentini ha aperto il gioco sulla sinistra, ha dato maggiore fantasia al gioco. Direi che già la squadra aveva in mano in quel momento la partita. Sono soddisfatto della prova dei giocatori. Si può dire che è la migliore Italia da quando l'ha presa in mano lei? Beh, direi di sì. Soddisfatto quindi? Sì. Bene, con questo Sacchi direi anche un po' commosso, anche se non lo ammette, ti restituirei la linea, Bruno. Bene, abbiamo sentito dunque, ti ringrazio Franco Costa, abbiamo sentito dunque anche la testimonianza di Sacchi, che ovviamente dal suo punto di vista ha tutte le ragioni di essere soddisfatto proprio perché la squadra è cresciuta, no? Ferma restando tutte le considerazioni che abbiamo fatto, mentre vediamo i numeri. Sai, in un contesto finale poi conta il risultato dà ragione all'Italia, ha battuto la Germania è pur sempre il campione del mondo in carica e quindi per un allenatore, al di là di molti problemi che sono emersi, c'è sempre la grande soddisfazione di aver vinto. Grazie dunque a voi tutti per la cortese attenzione, ribadisco il risultato finale allo Stadio delle Alpi di Torino, l'Italia di Sacchi ha battuto per 1-0 il campione del mondo della Germania con gol di Baggio su rigore al 41esimo del secondo tempo. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, una buona